Gentili telespettatori e telespettatrici di Telebelluno, ben ritrovati alla visione e all'ascolto di questo nuovo numero di Dolomiti Turismo che quest'oggi ha il piacere di incontrare il riconfermato presidente del consorzio Dolomiti Superski e quindi saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito Andy Varallo. Buongiorno Varallo. Buongiorno a te Claudio, grazie dell'invito. Quindi altri 3 anni alla guida del consorzio. Varallo, ci siamo lasciati alle spalle un triennio, penso, parecchio complicato, forse il più complicato per il consorzio che il prossimo anno compie 50 anni, quindi un importante traguardo. Guardando indietro, Varallo, ho inquadrato bene la questione, è stato un triennio molto particolare questo per il consorzio. Ma sicuramente il più duro della storia del Dolomiti Superski. Prima di diventare presidente ho avuto l'onore di accompagnare per ben 12 anni il presidente uscente Sandro Lazzari e nell'ultimo anno della sua legislatura, con l'avvento del Covid, c'è stato quindi il cambio di presidenza. In questi ultimi 3 anni devo dire che l'esperienza maturata all'interno dell'organizzazione è stata elevatissima perché mi ha permesso di riprendere in veramente tutte le basi che hanno fondato il Dolomiti Superski dai suoi inizi, perché tutto è stato messo in gioco. Il modello con cui le 12 valli parlavano tra di loro, il sistema di gestione di una tessera comune in tutte le valli, l'intrusione, se vogliamo così dire, o comunque la necessità di dover collaborare non solo tra di noi, ma anche con le varie sezioni politiche, con la sanità. E il tutto cercando però di rafforzare l'identità comune. E devo dire che alla fine di questi 3 anni, caratterizzati poi anche dalla problematica legata alla guerra in Ucraina e all'aumento dei prezzi energetici, essendo noi aziende energivore, ci ha portati a dover migliorare e soprattutto rafforzare il livello di fiducia tra tutti quanti noi, perché siamo stati chiamati a dover elaborare soluzioni e a dover agire in tempo breve a queste problematiche che si sono verificate. E quindi il grado di fiducia reciproca tra le valli, tra le persone che le rappresentano, è aumentato notevolmente. E questo probabilmente è il più grosso traguardo che ci portiamo a casa, perché abbiamo non solo un marchio Dolomiti Superski più forte, perché comunque ne usciamo sani e compatti, ma soprattutto abbiamo un rafforzamento dello spirito di squadra, importantissimo per il prosieguo, speriamo nuovamente all'insegna del carattere pionieristico che ha sempre contraddistinto Dolomiti Superski. Ecco, carattere pionieristico e spirito di unità. Su queste due basi molto solide che lei ha rimarcato e che si sono ulteriormente rafforzate dopo i 3 anni molto difficili, guardando al futuro, Varallo, la sostenibilità ambientale può essere questo uno dei prossimi appuntamenti. Lei ha parlato che gli impianti sono energivori. Cioè consumano elettricità ovviamente, e consumare meno per salvaguardare il pianeta in un'ottica anche di gradevolezza del soggiorno per quanto riguarda i turisti, può essere un obiettivo anche in vista dei rincari energetici chiaramente che ci sono stati e ci sono anche in questo periodo. Ma guardi, l'efficientamento delle risorse idriche ed energetiche da noi utilizzate per l'esercizio invernale, anche se non dobbiamo dimenticarci che la montagna è viva anche d'estate, almeno per pari giorni quali quelli invernali, è non solo un atto diciamo, dovuto alla sostenibilità, ma è proprio un atto voluto dagli impiantisti, in quanto efficientamento significa anche risparmi in termini di costi, e questi risparmi di costi servono quindi a mantenere quei margini di guadagno che altrimenti non presenti non ci permetterebbero di proseguire il nostro programma di investimenti, di ammodernamento delle linee esistenti, direi, perché
ben poco si parla di nuove tratte. In un triennio si possono vedere forse la realizzazione di una o massimo due nuove tratte, però già all'interno di una rete di impianti. Altrimenti oggi ci troviamo di fronte alla scadenza della vita tecnica di molti impianti, siano essi impianti di risalita come impianti di innevamento, e quindi l'ammodernamento richiede anche l'accumulare risorse finanziarie necessarie a poter quindi approvare questi investimenti. Quindi l'efficientamento idrico oggi, grazie alla tecnologia installata dai produttori dei cannoni da neve, vediamo che negli ultimi 20 anni ci sono state migliorie a parità di acqua consumata pari al 100% per i cannoni e al 200% per le lance. Questo significa che a parità d'acqua produciamo molta più neve perché la qualità di questi cannoni è migliorata notevolmente e ci permette anche di abbassare il minimo termico necessario per poter quindi accendere i cannoni da neve. Dall'altra, grazie poi ai sistemi di misurazione installati sui gatti da neve, riusciamo noi a misurare il fondo del manto nevoso e questo serve a far dialogare gli addetti all'innevamento programmato con gli addetti ai mezzi battipista in maniera tale da avere un programma lineare basato su calcoli matematici che stabilisce quindi dove è necessario fare neve, dove non è più necessario e quindi ridurre gli sprechi e dove poter partire da subito già con la stessa quantità d'acqua su un'altra pista da sci, perché ad inizio stagione la cosa fondamentale è riuscire ad aprire il più elevato numero di chilometri di piste da sci, perché come ben sappiamo il Sant'Ambrogio è l'esodo dello sci e molto spesso ci porta il tutto esaurito in ogni valle. Varallo, ci siamo lasciati alle spalle luglio, che è stato il mese più caldo di sempre. Ecco, l'aumento della temperatura nel nostro pianeta è un dato di fatto. E allora produrre neve con minori costi, ma c'è una variabile sulla quale immagino avete fatto le vostre valutazioni, ovvero l'innalzamento delle temperature. Nell'immediato futuro desta preoccupazione questo aspetto oppure no? Perché si sa, se le temperature sono alte non si può produrre neve, anche se ci sono state delle sperimentazioni di produrre neve anche abbondantemente sopra lo zero. Dolomiti Superski si sta attrezzando a questa eventualità, qual è il suo punto di vista? Ma il mio punto di vista è che in questo momento io non ho grosse preoccupazioni perché l'evoluzione tecnologica è stata più veloce dell'innalzamento della temperatura che abbiamo registrato nei nostri comprensori. Dall'altra, le faccio questa analisi. Una stazione meteo su un impianto di risalita del nostro comprensorio ha misurato le ore di temperature fredde al di sotto dei meno 4 gradi a circa 1800 metri, era il punto in cui era posizionato questo impianto. E questo dal 1° novembre a fine febbraio. In totale abbiamo registrato 1059 ore di temperature al di sotto dei meno 4 gradi. Perché abbiamo preso come soglia i meno 4 gradi? Perché con meno 4 gradi è garantita la massima efficacia dell'innevamento programmato. Però questo non significa che al di sotto dei meno 4 gradi non si possa produrre. Noi produciamo anche a meno 2 gradi se abbiamo un basso livello di umidità e produciamo con la stessa efficacia come a meno 4 con più umidità. Quindi, se noi teniamo conto che un cannone da neve mediamente va in esercizio per circa 150 ore in un inverno, e parliamo di 1050 ore a disposizione, abbiamo un ampio margine, un bel cuscino ancora per poter garantire quella copertura di neve da innevamento programmato che ci permette di garantire una certa qualità anche del manto nevoso ed uniformità del manto nevoso durante la stagione invernale. Ecco perché sono abbastanza sereno sulla capacità dei comprensori di continuare la loro attività. Dall'altra però cosa vediamo? Vediamo che si accorciano i periodi di ore utili
in autunno per la produzione di neve, ovvero non abbiamo questo cambio di stagioni netto come avevamo una volta. E gli invasi idrici servono invece proprio a questo, a garantire sufficiente acqua nel momento in cui le temperature ci consentono di far neve e quindi di garantire la massima efficacia della produzione da neve. Quindi gli invasi idrici, siano essi aperti o appunto interrati, hanno lo scopo di garantire a parità di ore di esercizio, perché i cannoni da neve faranno sempre le 150 ore, però se noi vogliamo garantire un calendario ben definito per tutta la filiera turistica, abbiamo bisogno di questi invasi perché solo con loro riusciamo nelle ore utili a produrre la neve necessaria per garantire l'apertura stagionale. Se non abbiamo sufficiente acqua e dobbiamo ricaricare i nostri invasi durante quelle ore di freddo di novembre, ad esempio, perdiamo ore utili che poi magari ci portano ad avere meno chilometri di piste aperte o meno facilità nella preparazione delle piste e forse arriviamo in ritardo. Arrivare in ritardo significa dover quindi non mantenere fede alla promessa fatta agli utenti che invece ansiosi ad inizio stagione vogliono salire sui loro sci e portarsi nei nostri comprensori, ma dall'altra si crea anche tutta una serie di problematiche. Pensi, ad esempio, legate all'assunzione dei collaboratori di tutta la filiera, degli alberghi, dei negozi che programmano l'arrivo dei collaboratori e un minimo di giorni utili di assunzione per tutta la stagione invernale. Barallo, stagione invernale, ma impianti di risalita vuol dire anche estate. Allora, si parla molto del traffico veicolare, i passi dolomitici, specie quelli della Sella Ronda, registrano molti passaggi di auto e moto. E allora, i progetti su nuovi impianti nel comprensorio Dolomiti Superski, si parla molto del collegamento possibile fra Civetta e Cortina, soltanto per citare un esempio, possono contribuire anche ad una situazione di mobilità alternativa, ovvero anziché usare le auto e le moto, spostarsi negli impianti. Dolomiti Superski ha qualche cosa in serbo, ha delle indicazioni per i singoli impiantisti in questo? Ma allora, Dolomiti Superski nasce dal collegamento delle quattro valli intorno al Sella e quindi Dolomiti Superski ha sempre supportato l'idea di poter collegare valli limitrofe tra loro mediante impianti di risalita, soprattutto per la stagione invernale, per collegare in questo caso le valli e garantire il trasferimento sci ai piedi. Però è indubbio che maggiore è la rete di collegamento tra valli e più efficiente ed efficace questa rete, più ci avviciniamo con i punti di partenza ai trasferimenti che le persone devono fare da casa loro. Quindi se una persona dalla pianura padana si vuole spostare verso la zona, ad esempio, veneta, potrà partire con questo nuovo collegamento da un punto di partenza più vicino a casa sua, quindi genererà da una parte meno traffico sulle strade dolomitiche e dall'altro potrà sciare per più ore, perché il trasferimento da casa sua al primo punto utile di partenza per collegarsi poi al Sella Ronda, alla zona di Cortina ad esempio o alla zona di Araba, è sicuramente più vicino al suo punto di partenza di casa. Ecco a cosa servono effettivamente questi impianti, a permettere di accorciare i trasferimenti in macchina e a partire prima con gli sci ai piedi. A questo poi bisogna aggiungere anche la complessità legata sicuramente all'aspetto naturalistico e paesaggistico, ma io penso che sul piatto vadano sempre messe entrambe le questioni, riduzione del traffico e impatto di questi nuovi impianti. E con un po' di sani principi e razionalità e dialogo, secondo me l'individuazione delle giuste tratte nei limiti appunto del rispetto dell'ambiente è possibile trovarle, così come anche la giusta definizione di quali siano gli impianti più adatti in questo caso a garantire il trasferimento in base alla conformità del terreno, alla lunghezza della tratta che collega in questo caso
due punti non ancora collegati né d'estate né d'inverno. Barallo, purtroppo abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. La ringraziamo molto per il suo intervento. Le auguriamo un buon lavoro e le rinnoviamo l'invito in futuro a partecipare ancora a questa trasmissione che dà uno sguardo nel turismo non soltanto del Veneto, ma appunto anche nel Trentino e nell'Alto Adige. La ringraziamo molto, Barallo, per la disponibilità. Le auguriamo un buon lavoro per i prossimi 3 anni al vertice di Dolomiti Superski. Grazie, Andy Barallo. Grazie a voi e buon Ferragosto a tutti. E grazie a voi tutti, gentili telespettatori, per l'attenzione. Alla prossima appuntamento con Dolomiti Turismo.